Francesco, hai sentito il discorso di Don Mirko, quello sul diluvio, no? Hai presente che tipo ha detto che Dio non è che vuole distruggere il mondo, però vuole fare un nuovo inizio? Sì, Cioè. esatto. Questa cosa che ha detto Don Mirko mi ha molto rilassato perché avevo paura che Dio volesse uccidere tutta l'umanità. Ma una cosa che mi è rimasta ben fissa nella testa è la parola che ha utilizzato, alleanza. Non l'ho ben capita. Cioè, neanch'io ho capito bene, però, cioè, proverei a chiedergli. Sì, dai, chiamiamolo. Mirko. Ciao ragazzi, ciao, ciao Ciao. Elena, ciao Francesco. Parlando del diluvio universale, vi ricorderete, vi dicevo la bellezza della figura di Noè. Noè è chiamato da Dio come persona giusta, lui e la sua famiglia, per ricominciare la vita su questa terra. E a Noè vengono affidati gli animali da portare sull'arca e per ricominciare quindi un nuovo inizio in questa nostra creazione. Siamo arrivati la volta scorsa che questo diluvio era terminato, le acque erano scese sulla terra, era ritornato l'asciutto e Noè, con tutta la sua famiglia e tutti gli animali, erano di nuovo usciti dall'arca, avevano popolato la terra. Succede però una cosa particolare, e cioè la Bibbia ci racconta che Noè costruisce un altare e su questo altare sacrifica gli animali, alcuni animali di quelli che erano stati presi sull'arca. Madonna, perché salvare gli animali per dopo offrirli nell'olocausto? Ti ricordi che proprio tu mi hai fatto la domanda sulle sette paia? Ecco, le sette paia erano di animali puri perché qualcuno di questi animali è stato effettivamente sacrificato. Forse voi non lo sapete, ma nella religione ebraica antica c'erano sacrifici animali, come in tutte le religioni antiche. Ma non tutti gli animali potevano essere sacrificati, solo gli animali puri, perché a Dio si sacrifica solo ciò che è bello, ciò che è speciale, ciò che è pulito, appunto, gli animali puri. Quindi non abbiamo qui un gesto di violenza, per così dire, nei confronti degli animali, ma abbiamo un gesto di culto verso Dio. Si vuole dire con questo brano della Bibbia che Dio stesso apprezza, approva la pratica dei sacrifici degli animali. E quindi è il timbro su questa pratica religiosa degli antichi ebrei. Si dice infatti: il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Ecco, abbiamo questo sacrificio di animali, il primo sacrificio che viene fatto dopo il diluvio. E Dio è riconciliato con l'umanità. Non so se avete notato, ma all'inizio della creazione, quando Dio ha creato gli animali e gli uomini, nessun uomo poteva mangiare carne di animale. E anche gli stessi animali erano tutti praticamente erbivori, e cioè non c'era nessuna forma di violenza tra le creature. Dopo il diluvio, invece, c'è una prassi diversa, cioè l'uomo può nutrirsi di carne di animale, che è quello che facciamo anche noi adesso, per dire, però sempre con uno stile di grande rispetto. Infatti, praticamente si dice che ogni uccisione di animale, perché l'uomo si cibi di animali, non può che essere un atto rituale. Cioè, non è un'uccisione fine a se stessa, non è una violenza macabra fine a se stessa, ma è qualcosa che viene regolato da Dio. Questa violenza viene regolata da Dio, proprio perché Dio accetta che dopo il diluvio la vita ricominci, ma Dio si ricorda che la violenza fa parte ormai della vita su questa terra, va regolamentata. Anche il sacrificio è un modo per regolamentare la violenza e ricordarsi sempre che è una violenza, per così dire, sacra, affidata a Dio. Non al nostro mal di pancia, non alla nostra decisione, ma è qualcosa che ha a che fare con la sacralità della vita. Poi segue il compito che Dio dà a Noè. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Se voi vi ricordate, questa stessa espressione Dio l'ha rivolta ai primi uomini e alle prime donne sulla terra: siate fecondi, moltiplicatevi, avete ricevuto la mia benedizione. E questo allora è il segno che abbiamo un nuovo inizio. Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di cibo, quello che vi dicevo, l'uomo può mangiare gli animali. Vi do tutto questo come già vi avevo dato le verdi erbe.
soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. È un modo per dire che gli ebrei devono stare attenti quando macellano il cibo di non nutrirsi del sangue, solo la carne senza il sangue. Per che motivo? A noi suona un po' particolare, però di fatto il sangue nella Bibbia, lungo tutta la Bibbia, il sangue è praticamente la vita, e la vita non è alla disposizione dell'uomo. L'uomo riceve la vita come dono, gli animali ricevono la vita come dono, ma non sono loro i signori della vita. Il sangue è la vita, e la vita non può che essere di Dio e ritornare a Dio. L'uomo quindi non può nutrirsi di carni che abbiano ancora il sangue. Ma non solo. Dio dice: del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Don, scusa, cosa significa che domanderà conto della vita? Sì, praticamente Dio ammette, potremmo dire ammette, che gli uomini uccidano gli animali, ma solo per nutrirsi e solo con un gesto, tra virgolette, che va pensato, che è un gesto sacro, proprio perché la vita appartiene a Dio. Ma guai, dice Dio, se l'uomo fa violenza sul proprio simile, sui propri fratelli. Infatti Dio dice: ne domanderò conto a ogni essere vivente, e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Dio ammette questa sorta di violenza nei confronti degli animali. Dio non ammette in nessun modo la violenza tra gli uomini, la violenza all'interno delle nazioni, delle famiglie, dell'umanità. E infatti Dio dice: io chiederò conto. Anche questo è un verbo molto forte, cioè Dio che passerà in rassegna, si accorgerà di tutto, chiederà conto dell'eventuale violenza degli uomini contro altri uomini. E qui si annuncia un po' quella che è chiamata la legge del taglione. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo. Ora, la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, è una prima forma di regolamentazione della violenza. Non è la forma definitiva. Per fortuna Gesù ci dirà di amare il nostro prossimo, di amare i nostri nemici, però c'era bisogno all'inizio dell'umanità di dire perlomeno attenzione, perché occhio per occhio, dente per dente. E quindi si voleva mettere un limite alla vendetta, alla faida, alla violenza spropositata che diventa sempre più grande. Dicendo così, semplicemente si dice che l'uomo che viene ferito potrà ferire quella persona che lo ha ferito, ma niente di più. Quindi, anche se è una legge che a noi suona davvero violenta, fidatevi che era una legge che voleva regolamentare proprio la violenza. Infatti Dio, vi dicevo già, ammette ormai che la violenza, riconosce che la violenza fa parte del nostro mondo, ma va assolutamente regolamentata. E già questo sarebbe tanto, mi permetto di dire. Ma vediamo adesso la parte più interessante, secondo me, del brano. Quando Dio si rivolge a Noè e dice a Noè: ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi. Tante volte in questi versetti, in questo brano, Dio dice: stabilisco la mia alleanza con voi. Ma, Don, perché in questa alleanza Noè non dice nulla? Hai notato, bravo Francesco, hai notato proprio l'aspetto centrale del nostro brano. Questa alleanza è Dio che dice di volerla fare. È Dio che fa tutto, è Lui il regista. Noè non fa altro che ricevere questa alleanza, che diventa una benedizione. Mi permetto allora di aprire una parentesi, anzi ho bisogno della Bibbia per spiegarvi. Voi sapete che la Bibbia è divisa in Antico Testamento e Nuovo Testamento, ok? L'Antico Testamento, vi sembrerà strano, ma è il grosso della nostra Bibbia. Guardate, è questa parte qui. L'Antico Testamento è tutta questa parte. Il Nuovo Testamento è molto meno. C'è una ricchezza enorme anche nell'Antico Testamento, che è quello meno conosciuto. Diciamo noi studiosi di Bibbia che forse la parola testamento non è la parola più indicata per parlare della Bibbia. Per che motivo? Se voi pensate al testamento, a cos'è che tu pensi quando senti parlare di testamento? Beh, a quello che lascia un morto. Esattamente. Testamento ha a che fare con dei morti, con una persona che non c'è più, che adesso sta soffrendo e che dice: quando io non ci sarò più, mi raccomando, ti lascia un testamento dei suoi beni. A volte, altre volte, ti può lasciare un testamento morale: mi raccomando, non dimenticarti di tuo fratello, non dimenticarti della zia, cose del genere. Però il testamento ha a che fare con dei morti, con qualcuno che non c'è più.
Invece la parola alleanza è la parola giusta per parlare della Bibbia, divisa in antica alleanza e nuova alleanza. Quando io ti parlo di alleanza, cosa ti viene in mente invece? Beh, un rapporto che trovo con un'altra persona di fiducia. Esattamente, una persona di fiducia con cui faccio alleanza, e poi se tu noti, le alleanze le fanno solo le persone forti, le persone, per così dire, potenti in senso buono. Io faccio alleanza di tipo politico, di tipo commerciale, di tipo militare, faccio un'alleanza di tanti tipi, ma sempre per il meglio. E se io faccio alleanza con te, vuol dire che io ho una grande azienda, ho un grande esercito, ho una grande squadra. Se facciamo alleanza, vuol dire che non siamo due mezze cartucce. Ecco, così direi che possiamo leggere la nostra Bibbia, in antica alleanza e nuova alleanza. Perché il Testamento ci richiama a un morto, l'alleanza ci richiama a un rapporto tra Dio e l'umanità, dove Dio è tremendamente vivo, altro che morto, Dio c'è, è presente, è vivo, e Dio vorrebbe, lui che è regista di questa alleanza, che anche noi fossimo i suoi partner dell'alleanza, molto vivi, molto forti, molto belli, insomma. Allora qui effettivamente nasce tutto a partire da Dio. E mi permetto di dire un'altra cosa, un po' tecnica. Si dice che questa alleanza è un'alleanza incondizionata. Per che motivo? Perché se voi leggete bene qua, Dio non mette nessuna condizione, non dice a Noè: io faccio alleanza con te a patto che tu ti comporti bene, a patto che tu fai questo, che fai quello, che fai sacrifici. Dio dice questa parola bellissima, cioè io faccio alleanza con te, io ti amo, semplicemente perché ci sei. Non ti sto chiedendo o ricattando, ti amo a patto che tu mi ami, ti amo a patto che tu sei onesto con me, eccetera. Ma Dio qui sta compromettendo tutto se stesso. Praticamente Dio dice: io stabilisco la mia alleanza, ho deciso io. Ho io le regole del gioco e il gioco lo porto avanti io, ma ho bisogno di te in questa mia vita, in questa mia esistenza. L'alleanza di Dio è con Noè, con la sua famiglia e con tutti praticamente gli esseri viventi, loro e i loro discendenti. Se voi guardate, questa alleanza, oltre che essere, come ti dicevo, incondizionata, è anche un'alleanza universale. Questa alleanza, in qualche modo, è in relazione, trattino, mi permetto di dire, contrapposizione, all'alleanza, quella molto più famosa, del Monte Sinai, che sarà fatta con il solo popolo di Israele. Ma mentre quella è un'alleanza che noi vedremo essere condizionata, cioè io faccio alleanza con te a patto che tu ti comporti bene, diciamo, rispetti le mie leggi, ed è limitata al popolo di Israele, questa alleanza invece, che è molto precedente, è un'alleanza universale ed è un'alleanza incondizionata. Nella Bibbia vale una regola che io insegno sempre ai miei studenti, cioè la legge dell'antichità. Più una cosa è antica e più ha valore. Per cui questa alleanza è la prima alleanza fatta con l'umanità, è molto più importante dell'alleanza specifica e condizionata fatta con il popolo di Israele. E quindi anche qui abbiamo una grandissima apertura da parte di Dio, che senza chiedere niente all'uomo, senza ricattarlo, manifesta tutto il suo amore, tutta la sua volontà di essere presente a fianco dell'uomo, di tutta la nostra umanità. Mi pare una cosa molto bella. Per questo vi dicevo la volta scorsa: attenzione, la parola alleanza è la grande parola della Bibbia. In fondo la Bibbia cos'è? È il racconto, la storia di questa alleanza tra Dio e l'uomo. Non sono due persone morenti, non sono dei testamenti, ma sono persone vive. Dio è il vivo per eccellenza e l'uomo è chiamato ad essere vivo e bello al cospetto di Dio. Se noi andiamo avanti, vediamo il segno dell'alleanza. Mi pare molto bello. Questa alleanza è segnalata attraverso l'arcobaleno. Provate a immaginarvi, il diluvio universale è finito, come quando da noi finisce la pioggia, spesso c'è l'arcobaleno come segno che arriva il bel tempo. Sì, ma cioè, quindi con questa alleanza significa che Dio ha cambiato idea sugli uomini, cioè rispetto all'episodio del diluvio dove voleva distruggerli. Potremmo dire questo, che Dio non ha mai cambiato idea sul fatto di voler benedire questo mondo e benedire l'umanità. Si è reso conto che c'erano cose che non andavano, ha voluto resettare tutto, però ha mantenuto Noè come persona giusta, a partire dal quale fare un nuovo inizio. Quindi potrei dirti questo, cioè Dio si rende conto che attraverso Noè e i suoi discendenti, in questa terra, nonostante mille problemi e anche il peso del peccato e di un po' di violenza, però tutto sommato c'è una buona stirpe,
c'è un buon nuovo inizio, per cui non ci sarà più bisogno di mandare un nuovo diluvio a distruggere questo mondo. E anche questo è un messaggio di speranza. Dio si rende conto della grandezza di Noè, della sua bontà, e vi dicevo già, la grandezza e la giustizia di Noè salva tutto il mondo. E ciascuno di noi, quando dà il meglio di sé, diventa praticamente una perla preziosa per gli altri. E penso che anche questo sia un bel messaggio. Ma vi dicevo il discorso dell'arcobaleno, pensate come ha fatto l'arcobaleno. Se immaginassimo Dio come guerriero che sta in cielo, l'arcobaleno, nella posizione come lo troviamo, è il segno che Dio, da guerriero, ha smesso di lanciare folgori e frecce verso la terra, ha deposto quest'arma di guerra, è in pace con l'umanità. Un messaggio molto bello. Inoltre l'arcobaleno è una sorta di ponte tra il cielo e la terra, tra la terra e il cielo. E quindi c'è un collegamento. L'alleanza cos'è in fondo se non un collegamento? Un collegamento, una relazione, un approfondire, un'amicizia, un affetto e un legame. Ecco allora che qui si dice: pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. E se voi guardate ancora, ho sottolineato qualche parola su questi fogli, vedete che compare con insistenza la parola alleanza e il discorso del ricordare. Dio mette sempre, ricordare, mette sempre, pone sempre nel suo cuore. A Dio sta a cuore questo rapporto con l'umanità. E infatti la grande questione è la grandezza e la bellezza dell'alleanza dell'uomo con Dio, e di Dio con l'uomo. Mi permetto di fare un approfondimento su questo discorso dell'alleanza. Se voi pensate ad altre religioni nel mondo, non in tutte le religioni c'è questo discorso dell'alleanza tra Dio e l'uomo. Perché dire che Dio ha fatto alleanza con l'uomo in qualche modo vuol dire che Dio si è messo sullo stesso piano dell'uomo. E per qualcuno un Dio che scende così in basso è una sorta di bestemmia. Per cui in altre forme religiose si parlerà piuttosto di sottomissione dell'uomo a Dio. Si sottolineerà soprattutto la trascendenza di Dio rispetto all'uomo. Per noi invece, nella tradizione ebraica e cristiana, parlare di alleanza vuol dire che Dio si compromette fino in fondo con l'uomo. Proprio perché se io e te, Francesco, facciamo un'alleanza, io mi fido di te e tu sei chiamato a fidarti di me. E sappiamo quanto sia difficile e impegnativo a volte fidarsi fino in fondo. Ecco, un altro aspetto molto importante che dico sempre ai ragazzi: quando si fa alleanza con qualcuno, si vuole bene a qualcuno, non ci possono essere uscite di sicurezza. Non stiamo facendo una recita, io faccio alleanza con te, però in realtà faccio altre alleanze. Io sono totalmente in alleanza con te, non ci sono vie di fuga. E Dio quindi si compromette fino in fondo. È la bellezza e la serietà dell'alleanza di Dio con l'uomo. Noi siamo chiamati a rispondere al 100% con tutto il nostro cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze a questa alleanza.